Poi vengono tirate, mescolate e allungate. Ecco, questo momento del processo di lavorazione delle caramelle è ipnotico. L'impasto poi si raffredda e gli viene data la forma che si vuole. Raga, guardate cosa ho trovato mentre montavo il video. No, vabbè, dai, ve ne parlo tra poco. Come si fabbricano le caramelle? Bentornati a Figo, non lo sapevo! Vamos! La produzione delle caramelle... Aspetta. Ma prima di spiegare come si fanno, forse dovresti spiegare gli ingredienti, no? Ok, sì, hai ragione. I bastoncini di zucchero sono fatti principalmente da tre elementi. Zucchero, ma è più corretto dire dolcificanti, ingredienti per la lavorazione e coloranti e aromi. I dolcificanti sono gli zuccheri che fanno da base alle caramelle. Lo zucchero utilizzato per i bastoncini è saccarosio, il normale zucchero che mettiamo nel caffè. Di solito però, oltre al saccarosio che fa da base, viene aggiunto anche dello sciroppo di mais che contiene invece glucosio. Questo serve a migliorare la consistenza del miscuglio per lavorarlo meglio, ma questo lo vediamo più tardi. Ci sono poi gli ingredienti per la lavorazione, cioè ingredienti che permettono di lavorare in modo più semplice l'impasto per il dolce, quindi hanno una funzione direi tecnica. Ad esempio, per rendere l'impasto di zucchero più lavorabile si aggiunge dell'acqua, oppure piccole quantità di sale per migliorare le proprietà chimiche degli sciroppi. Alla fine ci sono i coloranti e gli aromi. Gli aromi, come suggerisce il nome, danno al bastoncino di zucchero un particolare sapore, che sia menta, cannella oppure fragola. Di solito vengono aggiunti all'impasto sotto forma di olio o polveri. Stesso discorso vale anche per i coloranti, che possono essere aggiunti per rendere l'impasto rosso, verde o giallo. Gabri, per esempio, che colore ti piace? Il bianco. Bianco, perché bianco? Facciamo le rosse. Ma il bianco è il colore del Natale. Come vengono prodotti? Ma Gab è una figata. La prima cosa che viene fatta è sciogliere lo zucchero e lo sciroppo di mais all'interno di un recipiente pieno d'acqua. Il contenuto della pentola viene fatto bollire e solitamente si raggiungono temperature intorno ai 150 gradi Celsius. Quello che si ottiene è un vero e proprio sciroppo. Di solito, come vedete, ha un colore ambrato. Quando questo intruglio bollente, intruglio è una parola di Stefano, giusto? Intruglio. Sì, tecnica proprio. È tecnica proprio? Sì. È tecnica? No, assolutamente. Ah, no. Ok. Mi aveva convinto, basta. Quando questo intruglio bollente è pronto, viene versato ancora caldo su degli appositi tavoli. Raffreddandosi inizia a diventare più lavorabile e qui viene il bello. Questa è la parte in cui potresti rimanere a guardare per mezz'ora ed essere intensamente appagato. Viene tirato e ritirato, mescolato e rimescolato, tirato ancora e ritirato ancora. Viene fatto con le macchine ormai oggi, però tipo ci stanno in dei paesi, come vedete in questo video, dove lo fanno a mano. Ma perché viene tirato? Beh, la funzione principale è quella di far entrare aria all'interno dell'impasto, così da rendere il prodotto finale più leggero e friabile. Durante questa fase vengono sparsi sopra l'impasto anche aromi e coloranti, che grazie poi al mescolamento si amalgamano con l'impasto di zucchero in modo omogeneo. Quando si finisce di lavorare l'impasto, questo viene tagliato per formare delle pagnotte. Per ottenere particolari effetti cromatici, come ad esempio le strisce bianche e rosse dei bastoncini di zucchero, possono essere accostate pagnotte di diversi colori. Questo impasto viene poi arrotolato e ridotto di spessore. L'impasto assottigliato viene poi tagliato in tanti piccoli bastoncini, la cui estremità viene piegata. Ecco come si ottengono i nostri bastoncini di zucchero. Che bello, mi piacciono i bastoncini di zucchero. Ecco, appunto, mi piacevano i bastoncini di zucchero, ma non avevo visto ancora questi. Sono delle caramelle a forma di acico. Guardate, mettono tutte queste salsicce di zucchero una sopra l'altra. Ta 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 ta. E guardate, ecco il nostro acico. Poi lo chiudono in questo mega sushi, allungano tutto, lo rendono minuscolo e poi za 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 za. Migliaia di acichi caramellosi. Pazzesco. Mi sono sempre chiesto una cosa. Ma perché alcune caramelle sono durissime che non riesco proprio a masticarle e alcune magari si attaccano al palato, alcune sono morbide? Molto dipende dalla temperatura raggiunta durante la cottura. A temperatura ambiente noi possiamo disciogliere una certa quantità di zucchero nell'acqua, di solito 2 kg per ogni litro d'acqua. Se però l'acqua viene scaldata, la sua capacità di sciogliere zucchero aumenta. Per esempio, se
se portiamo un litro d'acqua a 100 gradi Celsius, potremmo sciogliere fino a 4,9 kg di zucchero. Quando si fa bollire un mix di acqua e zucchero, quindi, non solo si permette a quantità maggiori di saccarosio di sciogliersi in acqua, ma la stessa evaporazione dell'acqua permette di ottenere una soluzione di zucchero estremamente concentrata. Ad esempio, tra i 176 e i 182 gradi Celsius circa, lo zucchero fuso si trasforma in caramello e in questo caso la percentuale di zucchero è pari al 100%. Tra i 149 e i 154 gradi invece si potranno ottenere le caramelle dure, come i bastoncini di Natale, con una percentuale di zucchero pari circa al 99%. Per ottenere caramelle morbide invece la temperatura deve essere ancora inferiore, attorno ai 100 gradi circa. Questi sono solo due esempi, ma il succo è che anche minime variazioni della temperatura di cottura possono dar vita a concentrazioni di zucchero diverse e quindi a caramelle dal sapore e dalla consistenza completamente differenti. Poi per le caramelle gommose, quelle più gommose, c'è l'aggiunta di gelatine, che possono essere sia animali che vegetali. Le caramelle gommose prodotte con gelatine animali risultano maggiormente elastiche. Invece le caramelle con gelatine vegetali risultano più morbide, si sciolgono praticamente in bocca e sono molto meno elastiche. Insomma, se le tirate si rompono più facilmente. Però adesso ho un'altra domanda. Sentiamo. Ma se le caramelle sono fatte principalmente da zucchero, com'è che sono fatte le caramelle senza zucchero? Per le caramelle senza zucchero di solito si utilizzano o dei dolcificanti artificiali oppure dei sostituti dello zucchero. Tra i più comuni sostituti c'è la stevia, saccarina, aspartame, sucralosio e alditoli come xilitolo e eritritolo. Insomma, molecole dal nome complesso ma che possono essere utilizzate come sostituto dello zucchero normale. Posso farmele anche in casa le caramelle? Sì. Sì, sì, prendi acqua, zucchero. E vabbè, la ricetta non la so, anzi, voi che ci seguite, se conoscete qualche ricetta, indicatecela, anzi, meglio ancora, fate una storia su Instagram dove ci taggate. Noi impariamo qualcosa, facciamo un po' di dolcetti per Natale e Gab finalmente potrà fare le sue caramelle a casa. Che bello! Che bello, vero? Che figo! Che figo! Se lo sapevate o no, sempre figo rimane. Raga, suggeriteci nei commenti nuove idee per la serie Figo, non lo sapevo. Noi comunque ci vediamo sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!